Hai sempre desiderato sapere come fare a lanciare la terra da un cumulo a un buco o a un'altra destinazione senza fare fatica e con estrema precisione? In questo video vediamo come si fa. Per prima cosa, la buca e il montone di terra che vedi sono stati realizzati nel video dove abbiamo spiegato come utilizzare nella postura corretta un badile per scavare una buca. E se te lo sei perso, ti lascio il link qui sopra per andarlo a vedere. In questo nuovo video, invece, quello che andremo a vedere è come lanciare e come chiudere, quindi in questo caso una buca, ma come andare a lanciare un cumulo di terra per fare un carico di sabbia, un carico di terra o comunque un carico di un qualcosa che è granuloso fino a una granulometria di circa 60 mm come sezione massima del componente che andiamo a sbadilare. Questo perché? Perché altrimenti dopo diventa difficile far penetrare il badile nel cumulo che dobbiamo sbadilare. Premesso che l'attrezzo corretto è il badile o pala e non una vanga, vediamo qual è la postura corretta e le operazioni per iniziare a sollevare la terra senza far fatica. Ci mettiamo a fronte del cumulo e quello che andiamo a fare non è partire dalla punta. Partiamo o dal medio o dal basso in funzione delle dimensioni del cumulo. Questo è un cumulo molto piccolo, quindi conviene partire dal basso. Se il cumulo era più alto, per esempio alto magari 1,5 metri, allora ci conveniva partire da metà, in modo che eravamo sempre a un'altezza già busto e la terra ci franava già in automatico man mano sul badile. In questo caso, se parto da qui, in un attimo ho svuotato il montone, quindi è più comodo partire dal basso, dove ho già una superficie del terreno dura che mi fa scivolare il badile e il resto della terra mi cadrà man mano addosso al badile. Ma vediamolo in pratica. Perché facciamo questa cosa di partire dal basso del montone? Perché il pavimento sotto è tendenzialmente più duro del montone che abbiamo sbadilato in precedenza. Quindi il badile, se lo facciamo scorrere appena appena angolato verso il basso, non si infila nel terreno sotto perché è duro, ma si infila tra il terreno e la terra smossa, così penetra molto facilmente senza fare fatica. Vediamo bene le fasi. Adesso lo sto facendo penetrare nel cumulo, ma come ho fatto a farlo penetrare senza fatica? Per capirlo dobbiamo guardare la postura delle mie gambe e delle mie braccia. Se tentassi di spingere il badile in posizione eretta, sì, magari ci riesco, ma prima di tutto sto facendo una gran fatica perché sto spingendo tutto con le spalle. E secondo, al primo impuntamento che trovo non riesco né a essere deciso né a fare dei movimenti del badile per farlo scivolare e penetrare meglio. Difatti, il trucco per non stancarsi è stare più bassi di gambe, braccio appoggiato sempre sopra il ginocchio, un po' come quando abbiamo visto per scavare la buca. Quando infiliamo il badile, ci spingiamo con le mani all'inizio della penetrazione, ma il colpo secco, dove dobbiamo penetrare più a fondo, lo facciamo con la gamba. È la gamba che aiuta a spingere il braccio. La gamba da qui va avanti e spinge sul badile. Dopodiché solleviamo il carico, principalmente aiutandoci all'inizio, facendo leva col braccio sulla gamba, e poi una volta che siamo quasi verticali tiriamo sulle gambe e da qui poi parte la fase di lancio. Quindi proviamo a ripetere la fase di scavo e poi vediamo i dettagli della fase di lancio. Terreno pulito, penetro, posizione retta, lancio. Tenere pulita l'area dove stiamo andando a sbadilare il terreno, prima di tutto ci consente di lavorare sempre su una superficie bella pulita e in secondo luogo ci dà anche un'idea chiara di quanto stiamo avanzando. Perché se iniziassimo a pulire da qui, non è ordinato il lavoro, facciamo più fatica a capire come stiamo avanzando, in più perdiamo il fenomeno che appena io tiro via terra smossa da sotto, nuova terra smossa frana da sopra e mi va già lì bella friabile da poterla rincalzare un'altra volta. Altre due cose importanti. Adesso stiamo smuovendo della terra che è molto friabile, sia per le condizioni di tempra del terreno, sia per il tipo di terreno. Quindi è assimilabile un po' alla sabbia mista, circa. Mettiamo che state sbadilando un altro terreno, più sassoso. Quello che farete fatica a fare, soprattutto se il piano sotto non è bello liscio, è proprio penetrare col badile. Come ci si può aiutare? Noi dobbiamo sempre pensare che deve riuscire a scapolare tra i sassi. Per fare questo, la cosa migliore non è picchiarlo forte col piede, è cercare prima di tutto il pavimento liscio, dopodiché muovere il badile su e giù. L'obiettivo cos'è? Farsi la strada e riuscendo a fare una badilata bella carica. Questo perché? Perché se iniziamo a fare le badilate così,
ci stanchiamo di più a muovere il peso del barile che la terra o i sassi che stiamo muovendo. Mi raccomando, sassi più grossi di 60 mm inizia a diventare complicato spostarli col barile, non ha più senso, si fa prima a mano. E poi ci sono i terreni più argillosi, più compatti, quelli che fanno quasi la zolla di terra. Quelli, se provate ad affrontarli come vi ho fatto vedere adesso, diventa più faticoso, perché vi verrebbe su un blocco che è già stato creato, vi verrebbe su intero perché rimane coeso. Il modo migliore cos'è in quel caso? In quel caso è partire da sopra, ma non tanto perché non ci deve franare la terra addosso e caricare il badile in automatico, perché tanto non lo farà, è troppo coesa. Quindi l'obiettivo è crearci la zolla dello spessore che decidiamo noi, un po' come se stessimo scavando un'altra volta. A quel punto si è distaccata perché l'abbiamo presa dalla superficie, non abbiamo altra roba sopra. E dopodiché si procede alla stessa maniera. Il lancio è la parte più interessante. Ci sono video che dimostrano come sia possibile fare lanci anche a più piani, ma fermiamoci alle basi per cercare di capire come fare un lancio. Serve fare il movimento corretto per riuscire a non disperdere la terra a ventaglio, ma a farla arrivare in un punto preciso. E c'è una logica ben precisa dietro. Noi faremo un effetto ventaglio se, una volta che abbiamo inforcato la terra e ce l'abbiamo sul badile, o anche la sabbia è uguale, applichiamo una rotazione del corpo quando la andiamo a lanciare. Perché? Perché la terra inizierà a staccarsi dal badile in questa posizione e continuerà fino a quando arrivo in un'altra posizione angolare. E quindi questo creerà un ventaglio, non una caduta precisa in un punto. Invece, se vogliamo fare una caduta precisa in un punto, dobbiamo muoverci su una linea, distaccare la terra dal badile in circa un unico momento, fargli fare una parabola e non uno strisciamento, perché altrimenti si disperde su una linea. E quindi cosa farà? Oh, la lancio in aria e dopo un paio di prove capisco con quanta intensità per farla arrivare alla distanza che mi serve, farà questo movimento e atterrerà praticamente tutto assieme. Vediamo bene la sequenza dei movimenti. Badile bello radente al petto, o meglio alla pancia, in modo che facciamo meno fatica. Più è distante da me, più faccio fatica. Ho le braccia più a sbalzo e sono anche meno preciso. Bello vicino, la mano di sinistra si trova a circa 50 cm dalla pala, in modo che sorregge più facilmente il carico, mentre quella destra si trova in alto al badile, al manico del badile, ed è in direzione opposta perché deve tenere giù, deve controbilanciare il peso della terra. Il primo istinto che dobbiamo attuare, o meglio il primo movimento che dobbiamo attuare, è quello di spingere verso il basso. Questo inizierà a dare velocità alla massa di terra che si trova sulla pala. Quindi, dopo che ho dato la prima velocità, che ha tanta leva perché ha un braccio molto lungo d'azione, devo dare il colpo secco per farla distaccare. Quindi impronto la velocità e poi inizio a alzare il braccio di destra per distaccarla, che in sequenza è... Una volta che abbiamo fatto un primo lancio e abbiamo visto dove è arrivato, se è arrivato in un punto preciso va benissimo. Perché va benissimo? Perché da lì abbiamo capito la tecnica e quello che dobbiamo fare è solamente calibrare l'intensità di questo movimento per riuscire ad arrivare all'istanza che ci serve. Non ci credete che funziona? Adesso, solo per farvelo vedere, prenderò un cumulo di terra e farò un lancio da molto più lontano. Ancora un'altra, per far vedere che non è fortuna. Tenere la zona di lavoro anche bella compatta aiuta anche questo a finire il lavoro prima e capire dove siamo. Quando siamo molto vicini non serve neanche fare dei gran lanci. Rimaniamo sempre abbassati, così siamo sempre pronti a penetrare, tanto forza di lancio non ce ne serve. Questo video finisce qui, spero che ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia risultato interessante. Ricordati di condividerlo con tutte le persone che potrebbero essere interessate. E infine, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanellina che ti aggiornerà su tutti i nuovi video che pubblicheremo. Io ti saluto qui e commenta se hai qualche dubbio, domanda, consiglio o un'opinione diversa su quello che abbiamo detto. Ciao!